Martedì 16 marzo, buongiorno a tutti. Apriamo la nostra edizione Flash con una sconcertante notizia di cronaca giudiziaria che interessa la Maddalena. Due navi bloccate nei porti, sigilli ai conti correnti e a innumerevoli proprietà. Così questa mattina le agenzie di informazione regionale aprono le pagine di cronaca. A sviluppi clamorosi l'inchiesta della Procura di Cagliari aperta per attacco alla sicurezza dei trasporti, frode in pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti, truffa e falso a carico degli armatori delle società di navigazione Delcomar e Delco Servizi. La giudice delle indagini preliminari, la dottoressa Ferrarese, ha ordinato il sequestro dei beni immobili e immobili riferiti alle compagnie di navigazione e ai suoi amministratori per un valore superiore a 64 milioni di euro, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero dottor Gian Giacomo Pilia, titolare delle indagini portate avanti dal nucleo della Guardia di Finanza di Cagliari. All'origine dell'iniziativa c'è l'autocertificazione, ritenuta falsa, grazie alla quale la società ha incamerato un'enorme quantità di denaro pubblico necessaria a portare avanti il servizio di collegamento con la Maddalena e Carloforte, una somma più o meno corrispondente a quella sequestrata per equivalente esborsata dalla Regione sin dal 2016. Secondo le accuse, i traghetti della Delcomar in servizio tra Porto Vesme e Carloforte, Porto Torres e l'Asinara e Palau e la Maddalena non rispetterebbero gli standard previsti per il trasporto delle merci pericolose, perché raggiungerebbero una velocità ritenuta non a norma e sarebbero inoltre prive di strutture adeguate a ospitare viaggiatori che appartengono alle categorie protette. L'inchiesta, avviata nel 2018, si è sviluppata tramite l'acquisizione di centinaia di documenti e alcune consulenze tecniche. Il fascicolo, alcuni mesi fa, era stato trasmesso per competenza alla Procura di Tempio, con il reato, allora più grave, la truffa, che era stato consumato in ipotesi in gallura. Ma a metà dicembre è tornato nel capoluogo sardo perché è spuntato anche il falso. Le attività investigative della Guardia di Finanza sono attualmente in esecuzione a Cagliari, Porto Scuso, Calasetta, La Maddalena, Porto Torres, Sassari, Palermo, Reggio Calabria e Augusta, con l'aiuto degli specialisti del reparto operativo aeronavale del Corpo. L'indagine della Guardia di Finanza di Cagliari quindi è stata avviata nel 2019 e riguarda la procedura di gara aggiudicata dalla Regione nel 2016 per la durata di 6 anni e per un importo complessivo di 70,1 milioni di euro, con l'estensione del servizio fino a 9 anni per un valore complessivo totale di 104 milioni di euro. Gli accertamenti avrebbero fatto rilevare sostituzioni irregolari e non autorizzate del traghetto usato nelle tratte Carloforte Porto Vesme e Carloforte Calasetta. Attualmente il servizio di collegamento con le isole minori sarà garantito da 2 amministratori giudiziari incaricati di occuparsi della società. 2 traghetti però non possono navigare, l'Arbatax a Palermo e Luigi Bigio a Porto Vesme. Gli altri 7 sono ugualmente sotto sequestro, ma garantiranno la copertura delle tratte per Carloforte, la Maddalena e l'Asinara. Insomma, una brutta notizia che ha destato non poco clamore e preoccupazione tra gli abitanti di La Maddalena. Sono infatti tanti i marittimi impiegati in queste 2 compagnie di navigazione e con loro altrettante famiglie ora molto preoccupate. Nel contempo però si attendono anche le risposte degli avvocati dei 2 armatori indagati dalla Procura di Cagliari per far luce e chiarezza su quanto accaduto. Per ora è tutto, vi salutiamo e vi rimandiamo alle pagine di guardiavecchia.net per ogni ulteriore aggiornamento. E il carrozzone riprende la via, facce truccate di malinconia. Tempo per piangere no, non ce n'è, tutto continua anche senza di te. Bella la vita che se ne va, vecchi cortili dove il tempo non ha età, fino
fantasia, ridevi forte la paura e l'allegria. Bella la vita, dicevi tu, e t'ha imbrogliato e t'ha fottuto proprio tu. Con le regine, con i suoi re, il carrozzone va avanti.